Bella a tutti ragazzi, riprendiamo. Mamma mia, sto gioco sta diventando più lungo del normale. Però in ogni puntata scopro qualcosa. Volevo provare un attimo a vedere, perché ho guardato solo una volta e poi non ci sono più tornato. Qua nel pozzo, perché so c'è qualcosa che mi dice. Fatemi riprovare. Se io gli posso salvare? Ok, se io gli spaccassi la testa, scusa. Boom, un, due, tre. Ammazzalo! No! Ma devi ucciderlo. Porca troia. Un momento. Che cazzo? Dai! È che magari c'è qualche porta nascosta qui. Che cazzo? Ma dove sono? No, un attimo, una. Mi devo nascondere! Aspetta, aspetta! Esci, esci, esci! Vai! Ok, e adesso? Cos'è? Oh mamma, adesso muoio, oh ciao! Ma muore annegato, vuoi vedere? Che cazzo? Sì, cos'è sta roba? Perché ha fatto sto qua? Cosa? Oh cazzo, che culo! Ma che culo! Minchia, è iniziato da Dio sto gameplay! Eh sì, perché lui non si risporca di sangue. Ok, allora adesso dobbiamo andare a Samba. Dobbiamo andare a quel pirla là. Cazzo! Vedete allora che c'era qualcosa sotto? Allora, un attimo solo, dov'è che era adesso quel piccioli? Era al secondo. No, era al secondo piano, era. Eccolo qua. Adesso non sono più coperto di sangue, vedi, non rompere i coglioni. Vai. Eccolo qua. Mister! Grazie a Dio. Ce l'ho fatta. Ho passato. I passed out after the quake. Mi sono nascosto dopo quel terremoto. Ah no, sono svenuto dopo quel terremoto e mi sono svegliato dentro l'armadio. Ovviamente non si poteva aprire da dentro. La scuola sembra odd, non so cosa voglia dire. Mister, è pericoloso là fuori. Se n'è andato. Ce la farà? There's something in the locker, pick it up. Vai, cosa ho trovato? This is a locker key. Sota must have dropped it. Locker è armadietto, no? Armadietto, l'armadietto, 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 cazzo, l'armadietto, dov'è che era? Era al piano sotto, qua in alto, no, qua, qua, mi sembra che fosse qua, perfetto, minchia. No! Dove è andata? No, 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 no. Mi dimentico anche sempre di salvare io. Perché ho spostato troppo la levetta. Scusate, ragazzi. Adesso lo rifacciamo tutto belli spediti. Dai, muoviti, pirla. Esci. Cazzi suoi, dai. Sì, salva, porca troia, ecco. Dobbiamo scendere di uno, andare dove c'è la macchinetta. Porca troia, che due coglioni. Beh, la mia fretta. Andare dove c'è la macchinetta, entrare qui dentro. Ho capito che è chiuso, ma se hai la chiave, pirla.
Ah, ok, dicevo dove cazzo è? Era la prima, perfetto. Sbloccato. Cosa ci sarà mai? Oh, madonna, che cazzo è? Il cervello sembra. Oh, cazzo. Va bene. Andiamo dalla nostra amica bibliotecaria e guardiamo che cosa ci dice ancora. Ok. Al primo piano ho sentito una ragazza urlare. Sai che cosa è successo? Questo qua delle Salt Mandrakes non l'ho ben capita. Vabbè, andiamo al primo piano e dopo vediamo anche questa. Il primo piano è di sotto, ma magari. Oh cazzo. Oh! Oh! Attenzione, sti due qua stanno facendo i porcellini. Ayaka! Signor Sota! Ah! Aiuto! Ayaka? Calmati, i mostri se ne sono andati, Ayaka. Prof, ma che succede con Ayaka? È in panico dopo che è stata attaccata da un mostro. Si è stata attaccata? Ti avevo detto di non scappare, di rimanere al sicuro. Tranquillo, starà qui. Starà qui per un po', ma non preoccuparti, rimarrò io con lei. Guarda, mi fido come. Va bene. Ti lascio, Ayaka. Continuerò a guardare intorno. Aspetta un momento. Penso di avere un tranquillante. Vabbè, è una medicina sulla mia scrivania, nella staff room. Puoi andarla a prendere per me? Io devo rimanere qui a calmarlo un po'. Capisco. Stai attento a non morire là fuori. Sei uno dei miei più bravi studenti. Grazie, prof, grazie davvero. Allora, un attimo solo, eh. Staff room, dov'è la sua stanza? Ah, la sua stanza è questa. Può essere. Dovrebbe essere questa. Staff room. Guarda che mi muoio, meglio salvare. Ci ho provato, ho detto magari adesso non cade, invece vabbè. Ah, non vedo nessun tranquillizzo. Bastardo! No, figlio di puttana, la vuole uccidere. Lo sapevo. Ayaka, Ayaka, alzati, alzati. Perché è successo questo? Mi dispiace, non ho potuto proteggerla. Un mostro è apparso dal nulla e io non ho potuto fare niente. Dannazione, ho fallito a proteggere il mio studente. E piange. Allora, aspetta, per piacere, prof, non si sente in colpa. Sono questi spiriti malvagi che l'hanno fatto. Dobbiamo fare qualcosa. Ehi, sei stato ferito anche tu. Ho bisogno di aiutarti. Me la caverò. Solo lasciami da solo. Bene, prendi queste. Oh, che schifo. Ho trovato queste mentre mi guardavo. Le braccia? Non so, le braccia? Mi è venuta. No, è venuta a trovarmi il giorno prima che scompari. Vabbè. Aveva qualcosa di cui parlare, ma ero così stanco, non avevo tempo di ascoltarla. Lo so, ero in panico. Io non potevo aiutarla, ma forse se l'avessi ascoltata lei non ci avrebbe mai lasciati. Cazzo, Micio, scusa. Io non sono più capace di salvarla, forse tu sei l'unico che può. Prendi le braccia. Quante parti ho? E me ne manca una, ma non capisco questa qua, che cazzo è? C'è questa qui che parla di locuste, non so che cazzo è che sta dicendo.
Eppure non capisco. Vedi? Salt mandrakes are cowardly creatures. Allora, un attimo solo, ragazzi. Io uso il traduttore. Un attimo, vediamo se lo trovo tramite telefono. Traduttore. Inserisci il testo. Allora, salt mandrake. Ho fumato che c'è il termine mandrake. Madonna, mandrakes are cowardly creatures. Le mandragole sono creature vili. Make a sudden. Sudden cosa vuol dire? Un attimo solo, perché le frasi le so più o meno. Sudden. Fanno un improvviso rumore in un posto silenzioso. E sono letteralmente faint. Deboli from fright. Sono. E loro. Non lo so. Un posto silenzioso. Un posto silenzioso. Aspetta, quella di cui lei parla è l'omino che c'è qui nella salva, perché c'è quel telefono di merda. Devo cercare di farlo urlare. No? La farò, eh. E non è che posso far tanto. Stavo pensando. Il frigo è aperto. No, è chiuso. Questi cosetti qua, praticamente quando urlano, sono delle bestie, no? Seguimi, va? Vediamo se riesco a infilarti in qualche. Mi sa che lo devo uccidere, poverino. Beh, mi dispiace, però. Mi sa che devo. Cazzo, è vero, quello lì è il cervello, è l'ultima parte. È lì il cuore, che cazzo è? È l'ultima parte. Ma non ho il boot disk. Ma dove cazzo lo vado a prendere? Non ho quello. Mi manca il boot disk lì. Se provassi a rompere qualche. No. E questo coso qui, scusatemi, qualcuno mi deve spiegare perché c'è scritto Goldman, verde, noi. Red, white, grey, violet, bronze, perché? Ragazzi, non lo so, ho una mezza idea di fare tipo una specie di stop e la prossima puntata fare un finale. Ovviamente devo vedere come fare sto pezzo perché non riesco a capirlo. Cioè, è proprio il pezzo che non riesco a fare. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.